Poracci, eccoci all'ultimo quiz della settimana. Complimenti a Joseph che con il potere di Lens batte tutti, anche l'agguerritissimo io. E per la risposta più creativa direi che il vincitore non può che essere uno dei pochi a non aver inserito la parola furry nel commento. Bravo Dado, il gioco era proprio poro. Bene, nuova sfida, stavolta si va tra gli arcade. Mi raccomando, solo risposte sbagliate. Qual è il titolo di questo gioco? Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, una nuova forma di intrattenimento che viene direttamente dal Giappone e che secondo me nei prossimi anni prenderà piede anche in Occidente. Non lo so, c'ho sto presentimento. Chiudiamo la settimana con una sfilza di notizie belle succose, tra cui la quasi conferma di una collection attesissima, la fine della diatriba sul dissipatore di PS5, perché sono questi i veri problemi della vita, e anche uno sguardo a un oggettino che gli amanti di Zelda apprezzeranno parecchio. Prima di partire alla grande, sapete cosa fare? Anzi no, non lo sapete, perché le analytics non mentono. Più della metà di voi non sono neanche iscritti al canale. Questa è una cosa gravissima, quindi assolutamente lasciate subito un like, iscrivetevi se siete nuovi e lasciate un commento con scritto "Sono confuso, cosa sta succedendo?". Un ringraziamento speciale va ai Poreon, che grazie al loro abbonamento Patreon sostengono direttamente la realizzazione di questi video. Se vuoi anche te entrare a far parte del club più poraccio in assoluto, trovi il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Continua il supporto senza fine a Monster Hunter Rise, una delle hit di Capcom più importanti di questo 2021. Dopo il bellissimo DLC che aggiungeva Amaterasu di Okami, questa volta la collaborazione è con Mega Man. L'iconico robocane Rush debutterà come set di armature per i compagni Palamute. Come suggerisce il trailer, l'armatura consentirà di sbloccare delle abilità particolari ispirate alla serie di Mega Man, tra cui l'overboard e la molla trampolino. Nell'attesa di corposi update che estendano il contenuto di Rise, questi antipasti non sono affatto male, no? Potrete scaricare Rush a partire dal 24 settembre. Invece da oggi sarà disponibile il secondo capitolo di Deltarune, o meglio, da stanotte. L'attesissima seconda parte del titolo creato da Toby Fox è stata annunciata a sorpresa pochi giorni fa durante una stream celebrativa per il sesto anniversario della pubblicazione di Undertale. È dal 2018 che i fan aspettano il secondo capitolo e a partire da questa notte Deltarune 2 sarà scaricabile gratuitamente per PC e Mac. Sulla pagina ufficiale trovate anche una piccola guida per trasferire i file di salvataggio. Per ora però la versione Switch non è stata ancora annunciata. Nuovo record per i Pokémon e in particolare per il MOBA uscito recentemente, Pokémon Unite. In meno di 2 mesi la produzione Tencent ha raggiunto il traguardo straordinario di ben 9 milioni di download, dato ancora più impressionante se si pensa che per ora il gioco è disponibile solo su Switch e arriverà su mobile a partire dal 22 settembre. Per festeggiare, gli sviluppatori hanno deciso di regalare un po' di valuta in game, 2000 EOS tickets, a tutti i giocatori in data 29 settembre. Sono curioso di sapere, voi state ancora giocando a Unite? Inoltre vi ricordo che stasera alle 21 ci sarà la live stream di THQ Nordic che festeggerà il suo 10° anniversario. Presentata da Jeff Keighley, c'è abbastanza aspettativa intorno a questo evento, dove è stato promesso che verranno svelati ben 6 nuovi titoli. Noi ne parleremo per bene nel TG Poro di lunedì. Intanto però vi segnalo che il publisher ha deciso di regalare ben 2 titoli da riscattare su PC. Si tratta di Titan Quest Anniversary Edition e Jagged Alliance 1 Gold Edition. I giochi si possono aggiungere gratuitamente alla propria libreria Steam fino al 23 settembre. Non fateveli sfuggire. Ma passiamo alle notizie del giorno. In quest'ultimo periodo si sta parlando tantissimo di retro console che potrebbero essere aggiunte al servizio del Nintendo Switch Online. Ma la cosa divertente è che se presto potremo mettere le mani su alcune perle dell'era GBA, non sarà merito di Nintendo, ma di Konami. Nei mesi scorsi un nome in particolare aveva iniziato a circolare tra i rumor, quello di Castlevania Advance Collection. Secondo le indiscrezioni, Konami era pronta a svelare una nuova aggiunta all'interno della sua linea di collection storiche, questa volta andando a ripescare 3 piccoli grandi classici della serie Castlevania apparsi originariamente su GBA.
Oggi abbiamo un'ulteriore conferma che questa collection esiste e potrebbe essere molto più vicina di quanto crediamo. La Castlevania Advance Collection, dopo essere stata valutata dall'Australian Classification Board, il corrispettivo del nostro PEGI, era poi apparsa sul sito dell'ente sudcoreano in una versione per PC. Ora lo stesso iter di classificazione per stimare l'età consigliata del pubblico si è ripetuto anche per Taiwan, con la differenza che ne sono apparse diverse edizioni, tra cui una per Xbox One, una per PlayStation 4 e l'ultima per Switch. Insomma, potremmo essere molto vicini a ricevere anche su console ibrida la trilogia dei Castlevania portatili per GBA. Una prospettiva elettrizzante, visto che Circle of the Moon, Harmony of Dissonance e Area of Sorrow non solo sono tutti titoli di grandissimo spessore, ma sono anche cartucce estremamente rare che ormai raggiungono quotazioni a dir poco elevate. Ve la butto lì. E se l'annuncio della raccolta fosse pensato per apparire in un contenitore speciale? Magari il Direct di settembre? Voi che ne pensate? Oggi possiamo finalmente mettere fine alla diatriba che ha visto contrapporre le due versioni di PS5 presenti sul mercato. Meglio il modello vecchio o quello col dissipatore ridotto? La risposta definitiva ce l'hanno data Digital Foundry e GamerNexus. Piccolo riassunto per chi si fosse perso le puntate precedenti. Lo youtuber Austin Evans è riuscito per prima a mettere le mani sulla revisione di PS5 commercializzata in Australia e Giappone. Il modello risulta 300 grammi più leggero di quello commercializzato fino ad ora e, aprendo la console, Evans si è reso conto che il dissipatore era stato completamente ridisegnato. Con delle misure approssimative è giunta alla conclusione che la nuova PS5 era inferiore della vecchia, gestendo in modo peggiore l'uscita del calore dalla scocca. A questo punto entra in gioco uno youtuber molto meno famoso, Hardware Buster, che con delle misurazioni molto più precise ribalta completamente il verdetto di Evans. La nuova PS5 gestisce meglio le temperature interne del sistema, l'unico dato che ha veramente senso analizzare. Ma non è finita qui, perché a questo punto sono scesi in campo due giganti del settore, Digital Foundry e GamerNexus, che grazie agli strumenti a loro disposizione hanno potuto esaminare in modo molto più approfondito la dissipazione del calore all'interno del sistema, misurando anche la sua distribuzione sulle varie componentistiche. Salta fuori che non c'è un vero vincitore. Sony ha ottimizzato il processo produttivo, riuscendo a ottenere gli stessi risultati, con un margine di differenza minimo, con un dissipatore più piccolo e delle minuscole accortezze costruttive. Anche sotto stress le due console producono gli stessi risultati, ma cosa ancora più importante, non c'è traccia su nessun modello di perdita di frame a causa di surriscaldamento. Quindi la morale della favola è: al consumatore finale non cambia assolutamente niente, piuttosto che cercare una revisione specifica, i gamer possono acquistare senza problemi una qualsiasi PS5, sempre a patto che riescano a trovarla in giro. E chiudiamo il video, la settimana, la stagione e anche il canale... No, sto esagerando, no. Meno. Con una di quelle cose che vi faranno rimpiangere di non vivere in Giappone. Siamo tutti d'accordo nel dire che il modo in cui Nintendo ha deciso di celebrare il compleanno di Zelda è stata una delle delusioni più grandi dell'anno. Il 35esimo anniversario della serie verrà accompagnato da un Game & Watch celebrativo e dalla riedizione di Skyward Sword, che per carità si è rivelata una remaster fatta con i fiocchi, e anche uno dei miei giochi preferiti dell'anno. Però ci si aspettava ben altra attenzione da parte di Nintendo. I fan giapponesi avranno però la possibilità di portarsi a casa un oggetto da collezione stupendo. Nippon Columbia pubblicherà infatti una riedizione della colonna sonora di Skyward Sword, che sarà disponibile in due versioni, Regular o First Press Limited. Entrambe conterranno ben 187 brani su 5 CD, ma la First Press aggiungerà anche un Luxury Box da esposizione e un carillon che riproduce la ballata della Dea. Sarò boomer, ma sono le cose che mi fanno impazzire a livello collezionistico. La soundtrack potrà essere acquistata a un equivalente di circa 50 euro nella versione base e 80 in quella deluxe. Peccato solo che gli ordini sono evasi solo sul suolo giapponese, quindi niente da fare per noi europei. Voi la comprereste una cosa del genere? E questo però c'era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Come al solito, riposatevi, passate un buon weekend e nerdate duro. Noi ci vediamo lunedì per un nuovo video. Io sono il Por Advance, Michele, ho sonno, tantissimo sonno. Ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto.
come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Digital Foundry e Gamer Nexus.